Giuseppe Morandini per forzasangio.it, settimana di sosta, pensate un attimino ad allenarvi, a recuperare qualche acciaccato e poi insomma vedremo cosa succederà in futuro, soprattutto su questo caso Grosseto, insomma le vostre sensazioni. La nostra sensazione è che non ci sia strascichi, perché l'arbitro ha fatto giocare la partita dopo aver misurato le corde, dove il lavoro è stato fatto sulle linee e sulle vicinanze delle linee, ha ritenuto opportuno il bollettino, dato la partita sull'1-1, compreso le squalifiche e le ammonizioni, e chiaramente il giudice poi si riserva di valutare il reclamo del Grosseto, che hanno sicuramente inoltrato la nostra vita a Candoro. È una vicenda non simpatica, perché certo, è vero, c'è stato un po' di negligenza da parte nostra, diciamo così, sì, però sono convinto che la maggioranza delle porte in Italia non sia la precisa, perché le porte di regola vengono sempre rinterrate e di conseguenza non sempre si rimisurano. Ora magari da ieri tutta Italia misurerà, starà un pochino più attenta. Credo che qualcuno abbia un pochettino esagerato nel mettere questa notizia, specialmente da Grosseto, sì, visto si è mosso calibri importanti, sì, cosa che non hanno fatto quando loro sono stati, esatto, gli hanno squalificato in campo per 3 giornate, e questo magari ci lascia un po' da marrone bocca, però sono cose nel calcio possono succedere, andiamo avanti. Senta, come campionato, venendo proprio alla strettissima attualità, soddisfatto del cammino per ora, insomma, credo che la salvezza sia alla netta portata. Sì, io direi, non volevo più parlare di salvezza, perché secondo me e questa squadra, per come l'abbiamo fatta, secondo me abbiamo perso per la strada 3 o 4 punti importanti, sì, magari anche in maniera un po' ingenua, un po' così. Questa è una squadra che valeva 3 o 4 punti in più, sicuramente li possiamo fare anche da qui alla fine. Io ritengo un campionato positivo, non solo per punti, ma per il calcio espresso in diverse domeniche, per i giovani che hanno giocato, che abbiamo fatto insomma quello che la società ci aveva richiesto. Senta, quanti punti da qui alla fine avete fatto su una sorta di tabella, proprio per vedere insomma di poter stazionare più vicino possibile alle posizioni che contano? Beh, a me piacerebbe arrivare perlomeno a 45 punti, quello sì, che pensavo io. Sono sei partite, certo pensavo di fare qualcosa in più nelle ultime tre, purtroppo abbiamo fatto 2 punti soli, però io credo che a 45 ci si possa arrivare. È presto, ma vi state guardando un po' intorno per la prossima stagione o ancora aspettate che finisca il campionato? Ma è difficile ora ancora, quando siamo in ballo, un po' parlare di futuro, perché poi parlare di futuro, poi bisogna sempre, secondo me, iniziare sempre dall'allenatore. Ora non credo sia il caso, certo, di andare, poi quando le cose saranno un pochino più tranquille, fra qualche settimana, sicuramente cominceremo a parlare. Grazie Giuseppe. Prego.